Ringrazio la stampa per essere qua e aver accolto il nostro invito. Con la sigla dell'accordo che verrà stipulato oggi a San Teodoro andiamo a immettere ulteriori 20 milioni ai 35 che abbiamo già inserito ieri, quindi 55 milioni per i comuni della Gallura. Darà l'opportunità agli stessi comuni di valorizzare alcuni siti con l'obiettivo di allungare la stagione e la lotta allo spopolamento. Giornata importante per tutto il Monte Acutto e la Riviera di Gallura. Arrivano ulteriori 20 milioni dopo i 17 che sono arrivati nel 2018, quindi soldi freschi che servono ad ultimare alcune opere che sono state iniziate nella prima programmazione territoriale, e questi ulteriori 20 milioni servono a finire e a costruirne altre. Credo che sia un momento storico per il nostro territorio, perché riusciamo a sollevare, ad alzare quella qualità della vita non solo ai nostri singoli centri, ma credo a tutto il territorio. Una giornata importante, una giornata da festeggiare, quella di oggi. Ci troviamo a San Teodoro per l'incontro per la firma dell'atto aggiuntivo della programmazione territoriale. 20 milioni di euro che arrivano ai nostri territori per portare a termine, per completare progetti che sono stati già avviati 5 anni fa. Per quanto riguarda il nostro territorio, quindi Oschiri, andremo a completare quelli che sono progetti già iniziati, quelli del completamento degli impianti sportivi e del completamento del centro servizi turistici. Oggi è una giornata da festeggiare, sono orgoglioso di questa firma così importante, una firma per il territorio, 20 milioni di euro, ma una firma anche per il nostro comune, il comune di Oschiri, che porta a casa 2 milioni di euro da investire per completare le nostre infrastrutture sportive, sociali e turistiche. È una giornata importante perché insieme con gli altri comuni abbiamo continuato a tracciare un percorso di qualità, un percorso di sviluppo, un percorso rispetto al quale si vedono già dei risultati. I nostri impianti, le nostre infrastrutture iniziano ad ospitare quelli che sono degli eventi sovralocali, iniziano ad ospitarne sempre di più e si preparano, a mio parere, a un futuro sempre più roseo, sempre con un obiettivo importante, quello della qualità della vita per i nostri cittadini, per i cittadini del comune di Oschiri e più in generale per il nostro territorio. Uniti si fa la forza e veramente si vince e si convince.